È stato un capodanno 2018 davvero musicale e piacevole, quello di Matteo Salvini, attuale ministro dell'interno italiano, che ha deciso di vestire i panni di rockstar nei festeggiamenti di questo capodanno, ripeto. Infatti, in un albergo di Bormio, il ministro in questione si è scatenato in un karaoke piacevole, cantando Vita Spericolata, un pezzo musicale di grande pregio, di grande prestigio del grande Vasco Rossi. Il ministro in questione poi è passato ad un altro pezzo più classico e anche più familiare, che è Rimmel del grande Francesco De Gregori. Non da solo, ma accompagnato ovviamente dal caro collega Lorenzo Fontana, titolare delle politiche familiari, e ovviamente presenti le immancabili figlie che non hanno rinunciato di essere presenti con i loro amati papà. Padre. Bene. Un caro saluto a voi tutti, iscrivetevi se vi va, commentate, datemi la vostra opinione e un cordiale salutone da parte mia.